Allora lui ci ha rovinato, perché in effetti è stato lui che ci ha buttato questo seme della bontà e noi stiamo andando avanti. Sto virus, la seme della cattiva. No, allora, facciamo una cosa, chiama tutti quelli della lista. Sì. Allora, tutti i ragazzi della lista del movimento, qui tutti quanti qua. Vado a fascia. Allora, l'arte, la cultura, le chiese, perché come vengo qua mi portate alla discarica di Giuliano, o al cenerentolo di Acerra, nelle ecoballe. L'ultima volta che sono venuto ad Acerra eravamo io e Alex Zanotelli su un motocarro con una mano a gridare contro l'inceneritore, quello che potevamo fare. D'altronde ci sono delle signore qua che portano avanti una cosa straordinaria da anni e anni, una battaglia contro l'inceneritore, a cui vorrei dedicare veramente una bella cosa. D'altronde voi siete anche dei cittadini orgogliosi, questa terra qua diventa famosa, c'era per l'inceneritore e le ecoballe, invece ma è veramente, quando parli di Acerra l'inceneritore, però invece avete una terra meravigliosa, siete cittadini meravigliosi, medaglia d'oro civile, avete fatto un culo così ai nazisti dopo la guerra, vi siete ricostruiti il paese da soli, quindi avete combattuto delle battaglie molto peggiori di questa. Allora questa è una battaglia del territorio, ci rimane poco da fare, proteggere il nostro territorio per loro che hanno già bambini, i loro 30-40 mila euro di debito, quindi per loro dobbiamo cercare di avere delle reazioni. Come farlo? Scendiamo con i forconi, andiamo con i bastoni. Allora questo movimento serve anche a convogliare gli animi più ribelli, più violenti, a convogliarli in un movimento e farli sgorgare questi temperamenti in un'iniziativa politica, perché è questo il problema è la politica di queste zone, la politica dei rifiuti fatti dalle banche del nord, fatte dall'A2A, dove si compra, la regione compra inceneritore, costerà 320 milioni l'operazione, sempre pagata attraverso le bollette con i CIP 6 oppure sull'aumento delle bollette dell'energia. È una visione quasi paranormale della realtà, fare bruciare cose per fare energia, con la convinzione che l'energia diventa un qualcosa di straordinario, è questo il senso che ci vogliono dare. Tu bruci un pezzo di cacca, la bruci e poi questa qui fa energia che ti accende una lampadina in casa, e tu c'hai la lampadina accesa, è accesa con l'energia fatta da un strunzio. Scusate bambine, io capisco che voi vi divertite come dei pazzi, lo so che vi divertite. Allora, questo ciclo ormai è finito, ormai non si brucia più niente, si raccoglie, si guarda cosa c'è dentro, il primo rifiuto, il secondo imballaggio, si può trarre economia dai rifiuti, sono prodotti fatti male se diventano rifiuti, ma ne parlate e ne sapete molto e ne sanno molto meglio loro, più di me. Io sono qua per presentare questi cittadini come voi, sono voi messi lì, quindi non sono politici, è una lista che... dove uno vale uno, dove una sono innanzitutto trovarne tanti così incensurati è stata una lotta pazzesca. Io quando venivo con i banchetti qua a raccogliere le firme per 2 anni fa, raccogliamo le firme, e se arrivava gente di io sono come incensurato, io sono ricercato, posso iscrivermi al movimento, era ricercato. Allora, e voi siete gente a parte, nel senso che deve partire da voi qualche cosa, la campagna, i napoletani, avete delle idee straordinarie e siete conosciuti per delle cose che sono veramente un'offesa, quindi deve partire da qua. Questa è una lista nata in rete, è un'idea, non è neanche un partito, un movimento, non so cosa sia, sta andando benissimo.
sta andando alla grandissima, e qui non riusciamo a sfondare per questo voto, questa cultura del voto, mi dai qualcosa, è giusto, capisco, metteteli all'asta i voti, fate un'asta di voti, allora vuoi il mio voto, voglio 100 euro più una cosa, che nomi e cognomi, chi vende deve sapere, gli altri devono sapere, vendeteli all'asta i voti, o se no cambiate. O se no è l'ora di dire basta, perché tanto il lavoro non ve lo trovano, 100 euro in più o 100 euro in meno non vi fanno né ricchi né miserabili. Allora bisogna avere il coraggio di dire basta. Fanno morire. Ecco, allora abbiamo una scelta adesso, prima non c'era, prima potevi scegliere tra la destra, la sinistra, il centro, che era la stessa merda, no? Adesso possiamo avere una scelta, può essere un salto nel buio, chi lo sa? Possiamo essere i più disonesti del mondo, non sono venuto a tranquillizzarvi che io sono una persona per bene, che ho fatto capire, ho dato loro degli indici di bontà, io non sono un buono, sono un cittadino come gli altri, come i pregi e i difetti. Allora potete votare un movimento, un salto nel buio, o se no votare un suicidio assistito. Questa è la scelta che avete. Il movimento nasce in rete così, non vi sto a fare tutta la pippa, nasce in rete. Aggregando gente su un argomento, più gente siamo a ragionare su una cosa, più vengono fuori i risultati. La rete è questa, sta cambiando il mondo. Giovani, abbiamo bisogno di giovani, di ragazze così, di queste anche inesperte, chi se ne frega, meglio, il loro valore aggiunto è l'inesperienza, non sanno rubare, non sanno falsificare un bilancio, chi lo sa, sarà meglio così forse che trovare sempre gli stessi scappati nella politica. Chi avete visto? Ovviamente i partiti sono morti, si rendono conto che sono morti, non escono neanche più nelle strade, hanno capito, cominciano a parlare di cittadini, di democrazia dal basso, di fare liste, è pieno di liste, di movimenti finti, dietro ci sono sempre gli stessi, si sono già accordati, cioè, prendono voti agli altri, si candidano e si sono già venduti gli assessorati, i consigli comunali, tutto, tutti i giochi sono già fatti. Noi siamo la variante, non se l'aspettavano che noi diventassimo così. Nei sondaggi non ci citano, eppure siamo la terza forza politica del paese. Terza! Allora, questo è un momento strano, è un momento strano. Il Trota ha dato le dimissioni, l'ho visto, mi ha fatto anche un po' pena, poveraccio. Ma no, voglio dire. Allora, fate questo ragionamento, per favore. Non c'è una denuncia, quindi non c'è stato un crimine. Non c'è un magistrato che abbia mandato un avviso di garanzia. Dove sta il crimine? Non hanno fatto, hanno depistato dei soldi nostri, ma però non hanno commesso nessun reato. Allora perché ci stiamo immaginando qualcosa di tremendo? Cosa che fanno tutti i partiti. Loro si sono vendicati del Trota o dell'amante o del bodyguard. Ma la destra e la sinistra si sono mangiati 1.700.000.000 così e da una vita. Allora, dato che la Lega era l'unica opposizione, l'hanno fatta fuori. Il prossimo sarà Di Pietro e il prossimo saremo noi. Ma noi prima di dimostrare che abbiamo preso dei soldi. Perché è facile adesso Casini, questo Anthony Perkins per le vecchie mignotte, che Azzurro Caltagirone, che dicono ci vuole chiarezza, bisogna avere una commissione super partes che controlli, ci vuole sincerità. Uno che quando è andato in galera a Totò Cuffaro del suo partito per associazione mafiosa, te lo ricordi? Ha detto, se va in galera questo signore qua in cui io credo, così io mi dimetto. Appena l'hanno arrestato, lui è andato in televisione a dire, ammiro con il coraggio che ha avuto Cuffaro ad affrontare la giustizia a viso aperto. Questi sono. Bersani ha detto, ci vuole un controllo e l'ha chiesto ad Alfano. Il controllo ad Alfano! Alfano fa parte del PDL dove il 60% dei condannati in Parlamento sono nel suo partito. Ma è pazzesco! È il mondo alla rovescia, no? Allora ecco, petizioni, non vogliamo più prendere rimborsi, il controllo dei rimborsi, non vuoi raccogliere le firme di cosa? Per non prendere rimborsi basta semplicemente mettere la mano qua, fare un assegno e dire ecco qui i rimborsi del mio partito dell'anno scorso, li ridai indietro. Noi che cosa abbiamo fatto? Noi quando abbiamo costituito il movimento abbiamo detto non ci vogliono soldi, perché i soldi sono la politica e la rovinano.
E ho avuto delle discussioni anche con voi, alcuni di voi, a dirmi ma no, li prendiamo, poi li diamo a qualche associazione benefica, facciamo del bene, non lasciamoglieli lì. Saremmo stati rovinati. Perché tu prendi i soldi così, poi li dai a un'associazione, un'altra associazione dice perché non le date a noi, si creano i conflitti. Noi non abbiamo rifiutato 1.700.000 euro di rimborsi elettorali. L'avevamo nel programma e l'abbiamo fatto, l'abbiamo rifiutato, ne avevamo bisogno. Dio mio, guardateli un po', non hanno bisogno. Qua lei c'è un vestito che se l'è cucito da solo con i due pezzi. Allora noi fanno la raccolta firme per abolire le province. Non c'è stato un partito che ha ritirato i suoi assessori dalle province. Noi, quando c'erano le elezioni provinciali, non ci siamo presentati. Noi facciamo quello che diciamo, perché ci sembra di essere normali. Cioè, la politica della normalità oggi è rivoluzionaria. Ci guardano con gli occhi sgranati. Quando entra uno di questi nel comune che comincia a filmare le loro commissioni e fa nomi e cognomi dove vanno a finire i figli, dove vanno a finire i fondi, cominciano a guardarli come marziani, a inventarsi leggi sulla privacy. Sono veramente, stanno avendo un momento di disgregazione totale. E questo è il nostro momento. Basta non fare niente, non fare passi falsi, basta dire ai cittadini quello che volete fare della città, il programma, basta avvisare che esistiamo, perché Vespa in televisione ha fatto le proiezioni delle percentuali di previsione del voto e si è dimenticato combinazione del Movimento 5 Stelle, che noi siamo quasi all'8%, ma non sono percentuali che mi interessano, anche se abbiamo il 10, il 12, noi adesso io sono convinto, ve lo dico qua, sono convinto che questi qui non andranno mai alle elezioni, questo è il nostro problema, perché si possono spostare, cari signori, ve lo dico. E allora loro non va bene andare adesso alle elezioni fra un anno, perché non li voterebbe nessuno, lo capisce anche un bambino, lo sanno. E convinceranno attraverso i sondaggi che il popolo italiano è a favore di Monti, questo qui che va in Cina a presentarci i nostri futuri magnaccia cinesi che verranno qua a fare i protettori nostri. Ci trattano come delle puttanelle rumene. Allora che cosa sta succedendo? Ci convinceranno che va bene così, loro stanno un po' fuori, andiamo avanti ancora 2 anni. E intanto creano una lotta non più di classe, la lotta di categoria. I tassisti contro quelli, i farmacisti, il barista, mandano la finanza a controllare gli scontrini. Perché fanno questa operazione qua? Perché? Gli spot, è lui che lo finisce. Per convincerci che il casino e la disgregazione economica del nostro paese siamo noi, hai capito? Uno contro l'altro. Questo è caos, questo è odio sociale che viene iniettato giorno per giorno dai giornali e dai telegiornali per farci scannare tra noi. Io arrivo da Taranto. Taranto c'è una lotta tra disgraziati, quello che non vuol morire vuol chiudere l'Ilva e quello che vuole il posto di lavoro con l'Ilva. Parliamo del lavoro. Il ministro Maroni, un pregiudicato condannato a sei mesi perché ha morsicato un polpaccio a un poliziotto, è diventato ministro della polizia. È quello che ha fatto la legge sul precariato. Dice, ha preso la legge Biagi, l'ha sconvolta e ha fatto la legge sul precariato, dicendo il lavoro per i giovani. Bene, da quando c'è questa legge non c'è più lavoro per i giovani, è scomparso il lavoro per i giovani, abbiamo il precariato a tempo indeterminato, ma che cazzo vuol dire? Sono scomparsi, abbiamo 1.500.000 di giovani che se ne sono andati, siamo la più alta percentuale dopo i rumeni di immigrazione in Europa, e esportiamo laureati con i MAT, con le famiglie che sono fatte un marzo così, e importiamo manovalanza di basso prezzo per abbassare gli stipendi qui agli operai nostri, ma stiamo scherzando, ma allora, non c'è una politica, ma stiamo scherzando, questa gente deve andare a casa, basta, deve andare a casa, tutti a casa. Dammene un altro, ecco il filo, tienilo così, sta prendendo la 220 e non dice niente. Quindi noi, questo è un esperimento che facciamo,
è un esperimento, andrà bene, andrà male, non è che si pensi che uno, pensiamo che uno di loro possa diventare sindaco, magari voglio dire, ma anche mettere due consiglierini così dentro, ma è fantastico, inizia la loro fine. E lo sanno, e faranno di tutto. Io ho visto un po' di facce appese, queste facce da culo sui manifesti, è veramente con questi slogan, noi con voi, voi con noi, ma che cazzo fa, vai fuori, dai con noi. Scusa bambina, questo non te lo dico. Però, sono così, io sto girando tutta l'Italia, veramente. Io sono sicuro che se andiamo avanti così, senza fare sbagli, dicendo le cose normali alle persone, le persone ci conoscono, vi conoscono, magari ci votano anche, loro sono in discesa, noi siamo in salita, noi c'è il rischio che veramente andiamo su delle percentuali del 20-25%, va a finire che andiamo al governo. Io comincio a credere. Cominciato con 20 liste, con 20 candidati, 20, dammi l'altro, scusa, quello senza fine. Allora l'altro, vabbè, faccio senso, allora, abbiamo 150 consiglieri nelle città italiane, non lo sa nessuno, l'anno scorso erano 60, quest'anno sono 120 liste, quindi noi siamo in progressione, tieni che cazzo, siamo in progressione, non ce la faremo mai, quindi siamo in progressione. E allora, consiglieri a Milano di 21 anni, quando parlo lo guardano come un marziano, 21 anni, non aveva esperienza, non sapeva come rubare, non sapeva come falsificare un bilancio, ve lo ripeto, 21 anni, l'inesperienza è il suo valore aggiunto, ma è bello vedere, la gente lo guardava all'inizio quando io lo presentavo, e il commento era, ma chi lo conosce? Cazzo, è proprio questo, è questo il nostro risultato, chi lo conosce? È uno di noi. Noi avremo una campagna diffamatoria dei giornali e delle televisioni. Prima hanno cercato di staccare me dal movimento, poi stanno cercando di mettere malumore tra loro, tra i dissidenti e non. Potete crederci o potete non crederci, potete credermi che non è vero niente, il movimento va avanti alla grande, io lo faccio, non lo so perché lo faccio, sono qua con un camper che mi ha dato un SPA di zingari rumeni, bellissima, faccio 95 comizi, 95 in 28 giorni, chi me lo fa fare? Ho una certa età, le sinapsi si aprono, si chiudono, poi rimangono chiuse, non ho più un'età, chi me lo fa fare? Me lo fa fare l'idea. L'idea di dire faccio qualcosa, non sto lì a osservare, non metto un simbolo e faccio il guardone, non voto più così, partecipo. E questa è l'idea di questo movimento. Se voi pensate di mettere lì una croce sul movimento e stare a vedere come si comportano loro, non venite da noi, andate negli altri partiti. Se mettete una croce su questo simbolo, dovete lavorare un pochino per tutti, mettervi in gioco. Tengo casa, tengo famiglia, tengo un lavoro. Si rischia, io non ho rischiato, non rischio il mio lavoro di comico, io ho dimezzato i miei successi, non lo faccio più, lavorare nei palazzetti non mi danno il permesso, nelle piazze non mi danno i permessi, e lo sapevo, non è che mi sto lamentando, chi se ne frega, ho 65 anni, guardate che fisico. Idea di dire Madonna, faccio una cosa in cui credo e lo faccio anche un po' per gli altri, quello che dovrebbe diventare il lavoro di rompere questa cazzo di cosa, il lavoro, quindi il lavoro non è fare inceneritori, ecoballe, strade, cemento, supermercati, il lavoro non è questo, non è essere in competizione per la crescita con le aziende del cemento, basta,
abbiamo altre cose, abbiamo innovazione, abbiamo la rete, abbiamo aziende che, piccole, che fanno innovazione e creatività. La rete sta dando lavoro, voi avete questo problema. Avete questo gravissimo problema, oltre il voto di scambio, dammo qualcosa, non te l'ho niente. Allora, c'è la rete, non funziona, non c'è collegamento, questi sono movimenti nati in rete. Vi dico tre esempi straordinari. In Belgio sono stati due anni senza governo, il Belgio non è mai andato così bene. Non ci servono più questa gente qua. In Islanda avevano il debito, sono falliti, non sono andati dietro il Fondo Monetario o la Banca Centrale Europea, hanno mandato a cagare le due banche, l'hanno chiuse, l'hanno nazionalizzate, e in questo momento i cittadini islandesi si stanno riscrivendo loro la Costituzione. Sono cose pazzesche. In Germania adesso è al 10% il partito dei pirati al governo. Ragazzi come questi che sono informatici hanno il 10% e sono dentro il governo tedesco. Mezza Africa sta esplodendo. La rete, Twitter, i social network stanno creando lavoro, stanno creando conoscenza. Voi adesso fate foto, li mettete, li mandate via Facebook, è questa l'informazione, questa siamo un po', 30, 100, saremo 200 persone, ma attraverso i social network siamo 2.000, 20.000, 30.000, 100.000 qua, e questa è la nostra forza. Ma ci dovete credere e fare la cosa. Allora, se date il voto a loro, la spesa sarà diversa, comincerete a vedere, comprare vicino, bere l'acqua bottiglia di plastica, per vedere un attimo come muoversi con la macchina, con un mezzo pubblico. Cominciamo a cambiare alcune nostre abitudini, perché senza questo non andiamo da nessuna parte. Quindi, assorete, a mamma e a sentire. Ora vi presento loro. E allora, adesso a te che devi parlare tu funziona. Penso che questo abbia un po' spiegato il tutto del nostro movimento. Noi ci siamo messi in gioco, soprattutto io ho messo la mia faccia, proprio perché sono stufo di vivere in un contesto poco civile. Siamo stufi di vivere in un territorio devastato dalla diossina, da un inceneritore che ce l'hanno messo lì e noi non creiamo benefici. Quindi noi cerchiamo di portare, di far veicolare questo nostro messaggio. Che dire, il 6-7 maggio andremo alle votazioni, quindi cerchiamo di dare un voto di coerenza, soprattutto di non delegare più queste persone che non ci rappresentano. Basta vivere in scusate dei pensieri. Dai. Comunque vi voglio dire che noi ci siamo come alternativa per questo. Allora, io mi chiamo Gaetano Stomparato e sono anch'io candidato consigliere nel Movimento 5 Stelle. Allora, cosa possiamo dire? Possiamo dire che ormai, come diceva Beppe, stanno tentando di tutto per screditarci, ci chiamano grillini, ci dicono che facciamo demagogia, ci dicono che siamo l'antipolitica. Ma ce ne dicono di tutti i colori, e ogni giorno ne sentiamo una di nuovo. Noi diciamo soltanto una cosa: noi siamo persone che si sono messe in gioco, hanno avuto il coraggio di metterci la faccia e vogliamo cercare di cambiare questo paese. Forse saremo una gocciolina, saremo comunque, diciamo, un niente in un oceano, perché questi sono squali fuori, ma noi cercheremo di fare qualcosa, cercheremo di impegnarci. L'abbiamo scritto a lettere cubitali all'inizio del nostro programma che abbiamo distribuito, però qualcuno, ovviamente, siccome eravamo in tanti, le copie sono finite, però comunque continueremo a distribuire. Sulla premessa abbiamo detto: noi non facciamo promesse, ma ci prendiamo un impegno, perché le promesse non le fa più nessuno e nessuno più bisogna credere. Noi ci prendiamo questo impegno. Beppe diceva una cosa, diceva: sì, voi siete
non avete esperienza, perché ce lo dicono in tanti, noi non veniamo dalla politica, noi siamo cittadini e come dice lui stesso siamo cittadini prestati alla politica. Noi ritorneremo a fare quello che sappiamo fare, stare in mezzo alla gente, continuare a fare attivismo. Noi una cosa non siamo esperti, perché questi sono esperti nel rubare. Questi sono esperti nel saper truccare i bilanci, sono esperti nel saper manovrare le gare d'appalto, sono esperti nel mettere dentro persone, perché qui c'è il nepotismo, tu sei parente a questo, tu sei parente a quello. Allora un voto che date al movimento, ragazzi, consentitemi di chiamarvi ragazzi a tutti per affetto, un voto al movimento, noi chiudiamo definitivamente col passato. Grazie. Buonasera, sono Massimo Messina e purtroppo sono anche un amico di Verano Stompanato. Comunque detto questo, sono 2 anni che faccio parte del movimento e un'esperienza veramente bellissima. E a pensare che 2 anni fa non poteva fregarmi di meno di quello che accadeva nel mio paese. Ho incontrato il movimento, ho sposato gli ideali, i principi e non riuscirei oggi a farne a meno. E ci abbiamo messo la faccia e andiamo da soli. L'abbiamo detto, votiamo il movimento, votiamo un'alternativa, vogliamo persone valide, oneste e trasparenti. Bravi! Vincenzo Mascarella, candidato consigliere. Il più giovane della lista! Bravo! Non sono più giovane, forse, ma purtroppo non più grande. Allora, che cosa dire? Non siamo politici. Non abbiamo dimestichezza né retorica nel parlare di politica, non sappiamo dire quali promesse noi vorremmo fare. Certamente una cosa che ci stiamo dando l'anima nel cercare un cambiamento. Lo chiediamo innanzitutto a noi stessi, è stato un percorso che ci ha visti come movimento. La mia prima esperienza, ho deciso di candidarmi con il Movimento 5 Stelle perché io mi sento soprattutto una cittadina e voglio sentirmi in parte attiva nelle scelte importanti per la mia città. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Antonella Donniacono e anch'io ho trovato nel Movimento la scelta naturale delle mie idee, perché le ho abbracciate tutte, soprattutto per quanto riguarda la tematica dell'ambiente, in quanto sono mamma e vorrei che mia figlia continuasse a vivere. Brava! Allora, io sono di Nabisco e da un anno circa che mi sono aggregata al movimento, perché credo veramente in un cambiamento. E il cambiamento, ecco, è proprio il movimento a 5 stelle. Noi, insieme a voi, possiamo cambiare a 5 stelle! Scusatemi dell'emozione mia. Chi di voi non è stufo a vivere in questo contesto? Tutti noi. Quindi veramente dobbiamo essere concentrati nel cambiamento, ragazzi, perché altrimenti veramente non cambierà mai niente. Pulizia. Ma da casa, prima vanno a casa tutti qua. Quindi dobbiamo crederci, perché noi siamo stati con i gazebo nelle piazze di Acerra e le persone dicevano sempre la stessa cosa. Dicevano no, qua tanto il sistema non cambia, invece cambierà se uno crederà. Grazie. Oddio, che dire, avete detto tutti voi. Io sono Tania Sapienza, non sono nativa di Acerra, io sono nata a Messina, vivo da Acerra da 12 anni. Vabbè, sono avvicinata al movimento, seguivo Beppe già sul blog, poi ho incontrato questi ragazzi meravigliosi e quindi mi sono aggregata relativamente da poco tempo. Che cosa può fare una siciliana per Acerra? Innanzitutto mi rivolgo soprattutto a coloro che non sono nativi di questo posto. Dobbiamo smettere di pensare ad Acerra come se fosse soltanto una città in affitto per noi, cioè dobbiamo cominciare a viverla sul serio. E ormai la nostra città, soprattutto per chi come me l'ha scelta volontariamente, insomma me la sono cercata di venire a stare qui. Per cui Beppe mi ha un po' rincuorata, fino a un quarto d'ora fa ero convinta che avrebbe preso un voto, quello di mio marito. Adesso mi conoscete in 200 e va bene così, grazie. Volete
volete dire qualcosa sul programma di Acerra, al traffico, la mobilità, l'energia, le case passive? Non abbiamo bisogno di incenerire per fare energia, la parola inceneritore deve scomparire dal nostro pensiero. L'energia ce n'avanza, la possiamo vendere all'Europa, possiamo fare case che consumano niente, possiamo consorziarci tra cittadini, micro cogenerazione. Arrivo io da un albergo qua vicino dove si fa l'energia con le pompe di calore, le sonde, il geotermico, pompe di calore, pannelli, non hai bisogno di gas, non hai bisogno di carbone, non hai bisogno di inceneritori che facciano energia. Allora la politica è questa, sono due righe, basta col fossile, dobbiamo partire adesso per loro, basta col petrolio, basta, entro 10 anni tutta l'energia elettrica si deve fare con le rinnovabili, entro 30 anni tutta l'energia si deve fare con le rinnovabili, sono due righe di politica. La politica è una cosa semplice, non è lo stereotipo della complessità, come dice Vendola, la complessità, non è complessa la politica, è semplice. Ecco, per esempio la destinazione d'uso delle nostre tasse, io pago le tasse, voi pagate le tasse, mi piacerebbe sapere prima di pagarle dove vanno a finire, perché se le mie tasse vanno a finire in questa merda qua di inceneritore o comprare 25 cacciabombardieri per la guerra in Afghanistan, non te ne do più le mie tasse. Mi devi dire questa. Allora noi rovesciamo un concetto, siamo noi che decidiamo quello che dobbiamo fare sul nostro territorio, se fare una strada o non farla, se fare un asilo nido o se fare una pista ciclabile, siamo noi. Allora questo, i referendum propositivi senza quorum, avessimo questo strumento non avremmo bisogno di parlamenti, di corti costituzionali, non di nulla. I cittadini decidono con un referendum propositivo senza quorum, vuol dire che se tu vuoi fare una cosa vai a votare sì, se non vai a votare vincono i no, quindi ci vai a votare senza quorum. Beh, e allora la civiltà cambia, noi dobbiamo cambiare la civiltà, non la politica, è un nuovo pensiero, questa cosa non funziona più, il prodotto interno lordo, la crescita non dà lavoro, c'è la produttività, se mai delle grandi aziende sfornano qualsiasi cosa, sono in 2-3 ingegneri informatici attaccati a un computer che mandano avanti le macchine, non dà lavoro, lavoro ce ne sarebbe sulle rinnovabili, su fare le case passive, su fare un sacco di cose, innovazione, questo è il lavoro del futuro. Non ecoballe bruciate o miniere, carbone, siamo ancora col carbone, il carbon coke, arrivo io da Taranto, sembrava Dickens nell'Ottocento, con le ciminiere, con la gente sporca di carbone, e questo è il futuro che hanno pensato queste merde qui, e questo è il futuro che mi vuoi dare a mio figlio, fare il carbonaro, lo spazzacamino, con allora, i nuovi lavori. Io mi devo calmare, anche perché i bambini sono spaventatissimi. Mi devo... Allora, io devo andare adesso, devo andare a San Giorgio a Cremano e poi devo andare a Pozzuoli. Anche lì abbiamo del... Quindi io vi lascio col cuore veramente. Il cambiamento deve partire da Napoli, deve partire dalla provincia. Anche Luigi De Magistris, state lì dietro. Non è cattivo, però da quando fa ciao Al, insomma non è cattivo, dovrebbe, ha a cuore queste problematiche, state lì dietro. Quindi, proprio dietro, ma... dobbiamo stare proprio dietro. Forse non basta che non è cattivo. È vero. Ma me lo dica a me, io l'ho capito molto tempo bravo, fa. Bravo. Quindi, il discorso è che noi abbiamo solo questa opportunità, poi non ce n'è più, passa adesso il treno, se non prendiamo questo treno qua non passa più, per altri 5 anni ci dobbiamo assorbire di nuovo questo, quindi mettere uno di loro, mettere un incudine dentro con una web, vanno sotto shock, l'idea di averci un Movimento 5 Stelle dentro il Consiglio Comunale li spaventa, quindi spaventatevi, ciao a tutti, grazie. Il voto non ci si può confondere, perché state attenti, perché mettono in giro dei simboli molto simili,
per carpire voti, perché succede così che chi raggiunge l'1% ha diritto ai rimborsi elettorali. Allora fanno dei simboli finti, dato che noi adesso ci stanno votando, per prendere l'1% per prendere rimborsi elettorali. C'è un sacco di simboli col mio nome, Grillo e gli amici di Grillo, Grilli trombatori. Allora, l'unico simbolo è questo qua, movimento acerrabe per Grillo.it. Mettete solo una croce lì, non date nomi, cognomi, no. Se voi mettete una croce lì non vi potete sbagliare, solo una croce lì. Non vi chiediamo di più.